Ciao. Oggi un video di Minecraft, ma potremo sopravvivere soltanto in acqua, perché sarò un pesce se sto fuori muoio. Ok, eccoci qua, sono un super mega pesce. Come vedete ho soltanto un cuore e mezzo. Posso essere sì un pesce tropicale, posso essere un salmone, posso essere un pesce palla, un delfino, un non so cosa sia. E nulla, dovremo sopravvivere stando soltanto dentro l'acqua, perché se usciamo abbiamo le bollicine come se in realtà stessimo sott'acqua. Come vedete, tipo io adesso andrò a prendere della legna e devo essere molto molto veloce, perché se non mi muovo rischio, oltre che a morire per via dello zombie. Aia, mi ha fatto male. E il mio delfino ha urlato. È stranissimo che il mio delfino urli quando prende danno. Il problema è che è molto molto difficile, perché non ho cibo, non ho nulla e devo muovermi, perché sennò muoio soffocato. Perché ovviamente un delfino, se sta fuori dall'acqua, cosa gli succede a un delfino che sta fuori dall'acqua? Muore. Muore. Comunque, ma che cavolo? No, vabbè, ce l'ho tipo sopra il naso, bellissimo. Allora, andiamo in acqua e ci craftiamo una crafting table, direi, per iniziare, perché comunque dobbiamo fare tutte le cosine, dobbiamo fare la legna, dobbiamo fare tutte le cose e dobbiamo anche andare a prendere del cibo, perché l'obiettivo è sopravvivere, ovviamente, dentro l'acqua, perché possiamo stare soltanto dentro l'acqua. Ora, io non vorrei farlo, però devo comunque mangiare, quindi anche se siete miei simili, devo comunque farlo, perché comunque è la legge della natura, devo mangiare. Importantissimo mangiare in questi tempi. E voi siete qua molto disponibili per farmi tipo, per favore. Ok, grazie mille. Questo è mio. Ciao. Hey, ciao. Adesso ci facciamo tipo il sushi. Facciamo che il salmone mangia il salmone. Anzi, raga, ditemi nei commenti se a voi piace il sushi, perché a me personalmente piace davvero davvero un sacco. E ditemi anche, non so, qual è tipo il vostro pezzo di sushi preferito. Tipo, il mio pezzo preferito penso sia o il temaki, che è quello tipo il cono, o yuramaki, si sarà abbastanza classico, però mi piacciono un sacco. Quindi torniamo ai nostri carissimi salmoni. Salmone 1, 2, 3. Ma quanti ce ne sono? Ehi, voi siete tanto cibo per le mie abili pinne da nuotatore. Posso diventare anche uno squid? Voglio diventare uno squid. Vieni qui. Ah, posso diventare uno squid. Ciao. No, non mi piace proprio lo squid. Prendiamo il delfino, che è super carino. Direi che possono bastare. E come li cuocio però? Il problema è questo. Come posso cuocerli? Sento un rumore strano che mi fa paura. Devo prendere della pietra in qualche modo. Quindi dovrò tipo... Oh cavolo, devo uscire dall'acqua per forza? Ah, facciamo così, diventiamo un delfino. Perfetto. Siamo un mega delfino super mega carino. E ma posso scavare veloce sott'acqua? No, scavo lentamente. Niente, devo andare fuori dall'acqua ed esplorare. Delfino, super mega forte, devi scavare, devi arrivare a prendere della pietra, perché sennò non possiamo andare avanti. Sto per morire. Penso che sia giunto il momento di fare un bagnetto e di diventare un pesce. Sono un piccolo pesce palla. No, vabbè, sono carinissimo. Aiuto, non riesco a uscire dall'acqua. Ok, subito, subito, subito. Oh mamma mia, oh mamma mia, non vedo niente. Mi serve subito della pietra, eccola. No, dov'è il piccone? Ma questo è ferro! Ma dove sono? È impossibile giocare così. Sto per morire. No, 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 no. No! Sono morto. Vabbè, almeno c'è un lato positivo, cioè non dobbiamo rimangiare. Quindi abbiamo già mangiato e siamo a posto per un pochetto. Allora, torniamo giù. Prendiamo questa magnifica. È un po' ingiocabile. È letteralmente ingiocabile. Per favore, posso? Forse non è meglio usare un salmone. Un salmone, direi di sì. Fatemi sapere, non so se anche voi riuscireste a sopravvivere in un mondo come questo. Perché comunque è difficile, perché dovete stare attenti a stare poco sotto. No, a stare poco fuori dall'acqua, perché al contrario dovete stare attenti a tantissime cose. E non è così facile come sembra. Ah, no, no, no. Mi sono salvato, ok. Allora, torniamo alla crafting. Devo farmi un piccone e non ho più la legna. E non ho legna. Devo andare a prendere la legna. Salve, signora legna. La prego, non mi faccia brutti scherzi. Vorrei tanto avere della legna per poi tornare in acqua e non uscire mai più. Andiamo di piccone, ok. Andiamo a prenderci anche il ferro, perché voi l'avete mai visto un salmone con il ferro? Io no. Io sinceramente non l'ho mai visto e non ho visto neanche un salmone con un'armatura in ferro. Quindi, ehi, possiamo provare. Vediamo se questa armatura di ferro ci piace o se ci sta male. Tra l'altro sento anche uno scheletro, il che vuol dire che c'è una caverna qui vicino. Sto morendo. No, 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 no. Niente, non ce la faccio. Mannaggia. Vabbè, sono morto già tre volte. Però, cioè, non è come sembra, nel senso mi sto impegnando un sacco, io voglio sopravvivere. Non, dai, è difficile, ok? Qua c'è del ferro. Vabbè, io lo prendo, però devo fare super mega veloce. Anzi, facciamo così, prendiamo la cobblestone, così andiamo giù. Mettiamo qua c'è del ferro, poi, non lo so, poi vediamo cosa fare. Salta, salta, ok, via, 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 via. Ci siamo salvati. Torniamo alla signorissima crafting, molto super mega carinissima. E così, perfetto, mettiamo qua c'è il ferro. Torniamo a prendere le cose, mamma mia, super mega fast siamo dei salmoni fotonici. Salmone fotonico alla riscossa, sì, ok. Serve tutto, tutto, tutto.
tutto, sento anche uno scheletro, quindi ripeto, qua c'è una caverna. Me lo sento troppo, però un salmone in caverna non ce lo vedrei molto in realtà. E no, è perché è morto sto salmone. No, è difficile. Ma è un sacco difficile, ma non è possibile. Allora, mi serve un'altra fornace mi serve, per forza. Fa se tipo cucino i miei compagni, se mangio del salmone. Un salmone che mangia il salmone, non so se è una cosa che si può fare, sinceramente. Vabbè, mi sa che lo farò comunque perché sono morto di nuovo. Mannaggia a me. Dai, ma è difficilissimo. Vabbè, almeno abbiamo preso le cose, no? Allora, andiamo qui, facciamo un'altra fornace. La mettiamo... Come fa una fornace ad andare sott'acqua? Non lo so, ma è un sacco strano. Mettiamo qua anche questo e boom, ferro. Ci facciamo un piccone perché voglio provare ad andare a prendere dei diamanti. Poi mi faccio anche dei piedini per vedere se non si vedono i miei piedini. Poi prendiamo anche il cibo e come facciamo? Facciamo un secchio. Ok, vai, so come fare. So perfettamente come fare. Mi faccio anche un secchiello, così lo riempio, vado giù, prendo i diamanti e vinco questa sfida perché... Perché sì, perché sono troppo forte. Allora, facciamo il secchiello, acqua e andiamo. Andiamo giù. Magari sperando di trovare qualcosina di qua dove c'era la caverna che avevo sentito. Mi è andata anche bene perché la caverna era tipo qua sotto. E oh no, è vero che ho mezzo cuore. No, sono un pesciolino. Sono super carino. Non puoi colpirmi perché se lo fai, non lo so, aiuto. Hashtag momento canzoncino anche quest'oggi. Nei commenti mi raccomando perché c'è stato anche quest'oggi. Allora devo andare giù. Come posso fare? Devo ricordarmi di mettere l'acqua. Facciamo così, perfetto. Non ci capisco niente. Scaverò sotto i miei piedi che se casco nella... Ma non ho ben capito cosa stia succedendo. Salve! Mannaggia me, ok, qua è un casino. Ma qua c'è anche un mineshaft. Ho sentito un creeper. Oh no. Ok, è morto da solo. Che spavento. Allora, come posso fare? Qui non ci sto capendo niente. Devo fare così, tipo. Ok, via, super pesciolino alla riscossa. Super pesciolino alla riscossa. Siamo al livello 13. Ok, ma qui ci possono essere diamanti. Ehi, diamanti per caso qua? Dai, vicino alla lava si sa che ci sono sempre diamanti. Ci sono sempre, cos'è, vuoi che oggi non ci siano? Dai, su, non diciamo le cavolate. Dove sono i diamanti? Su. Quest'acqua mi sta dando molto fastidio. Ok, molto bene, diamanti. Per favore, voglio soltanto dei diamanti super mega belli e super mega... No, non ci sono i diamanti. Sento lava. Lava! Il problema ora è trovare i diamanti. E la lava non penso sia un buon fluido in cui nuotare. Dei diamantini per piacere, tipo qua. No, non ci sono. Ma sono tornati indietro. Ma non ci credo. Mannaggia a me, devo vedere se c'è qualcosa qui, tipo in queste senature. Pesciolino fotonico. Non c'è niente però. Mamma mia, questo pesciolino fotonico ci fa sognare. Qua c'è... Dai, ma mi sei lanciato sopra. Pesciolino fotonico, sei troppo forte. Pesciolino fotonico, tocca l'acqua, siamo... Ma un pesciolino ha davvero trovato dei diamanti? Un diamante, due diamanti, tre diamanti. Vabbè, sono pochi, ma ci accontentiamo. Un pesce è riuscito a sopravvivere dentro l'acqua e a sopravvivere in un mondo in cui può sopravvivere soltanto dentro l'acqua. E vediamo se sopravvive dentro la lava. Non si sopravvive.